Ciao, sono Carlo Puoti, sono uno degli organizzatori del Vertigo Film Fest, nonché ex studente laureato qui in Università Yulm, nel corso di televisione, cinema e new media. Il Vertigo Film Fest nasce proprio tra questi banchi, infatti per un po' di tempo dopo aver realizzato cortometraggi, io ed alcuni miei amici ci divertivamo a riguardare i cortometraggi che avevamo fatto in classe. A un certo punto abbiamo addirittura deciso di fare un finto festival del cinema con i nostri cortometraggi, dando dei premi a scherzo. E a un certo punto abbiamo detto, ma perché invece non lo facciamo davvero? Visto che ci divertivamo così tanto a vedere cortometraggi, a parlare tra noi, a discutere dei cortometraggi, abbiamo detto, beh, facciamo una cosa un po' più grande. E quindi abbiamo deciso di affittare un posto, abbiamo affittato un proiettore, un telo e abbiamo iniziato questa avventura del Vertigo Film Fest, che oggi è arrivato al quinto anno e accoglie cortometraggi da tutto il mondo. Il nostro è un festival internazionale, quindi partiamo dal panorama milanese, dal panorama italiano e poi guardiamo anche fuori dai confini italiani per cercare dei cortometraggi che possano essere interessanti non solo dal punto di vista artistico, dal punto di vista cinematografico, ma proprio anche interessanti per iniziare una discussione, perché crediamo che il cinema sia il punto iniziale di una bellissima discussione che si fa in sala. Vertigo Film Fest ha aperto dall'anno scorso una sezione Academy, che quindi è una sezione riservata agli studenti delle università milanesi, e tra queste appunto c'è la nostra Università Yulm, che l'anno scorso ha partecipato con tantissimi cortometraggi, alcuni davvero davvero bellissimi. Ovviamente noi non possiamo giudicare in qualità di giuria questi cortometraggi, lasciamo che sia una giuria esterna fatta di professionisti del settore, però come selezionatori guardiamo sia alla qualità intrinseca del cortometraggio, la qualità visiva, la qualità della realizzazione del cortometraggio, ma una parola che c'è molto chiara è la coerenza. È un parametro che usiamo un po' su tutti i cortometraggi. Quanto l'idea di un cortometraggio viene portata avanti e retta per la durata del cortometraggio. Quindi come si riesce a comunicare il messaggio, come si riesce a trattare l'argomento, come si riesce a raccontare una storia. Sicuramente uno dei ricordi più belli di questa università è proprio il clima che si creava tra noi del corso di cinema, televisione e new media. Un clima di reciproco scambio, un clima davvero creativo in cui le idee di una persona influenzavano l'altra persona, c'era uno scambio continuo che anche all'interno del festival abbiamo voluto mantenere a livello di dibattito, ma che davvero ci è stato insegnato qua in università. Un momento secondo me bellissimo, che è stato importantissimo personalmente, è il corso di animazione, dove con anche Luca e altri compagni di corso abbiamo realizzato un cortometraggio in stop motion. Ciao, sono Luca Silvestri e sono un ex studente Yulm. Mi sono laureato nel 2018 alla magistrale di televisione, cinema e new media e sono uno degli organizzatori del Vertigo Film Fest. Inizia per il festival adesso il quinto anno e quindi dobbiamo iniziare a pensare che cosa diventerà tra 5 anni, tra 10 anni, e al quinto anno non si può più dire che è un progetto, diciamo, di giovani universitari, è diventato qualcosa di più. Quindi il nostro obiettivo, insomma, anche sogno, è quello di far diventare il festival un po' un punto di riferimento per Milano. La presenza sul territorio per noi è sempre importante, lo è sempre stata fin dall'inizio, e vogliamo che continui a essere così. Infatti ogni anno c'è la finale, che è verso giugno-luglio, e poi ci sono anche altre serate che noi abbiamo chiamato rassegne, ed è quella un'occasione sia per gli studenti per venire a vedere dei cortometraggi, ma anche altre persone che sono interessate a questo mondo che non ha una grande distribuzione. In queste rassegne mostriamo dei cortometraggi
che non per forza andranno in finale. Quindi questa cosa ci permette di essere un po' più liberi nella selezione e di far vedere anche dei prodotti audio-video che hanno qualcosa ed è giusto che vengano visti in una sala cinematografica. Secondo me uno dei ricordi più belli è essere in Yulm 5 a pensare ai cortometraggi da fare, soprattutto quelli comici. Insomma, vedersi praticamente 24 ore al giorno per 2 anni.